Ah Paolo, che volete? Ma la smetti di giocare col green screen? Oh, incredibile, dovete sempre rovinarmi tutto! SpiderTech è stato progettato appositamente per voi e per le vostre esigenze quotidiane. Quante volte vi siete seduti sulla poltrona e solamente dopo vi siete accorti di non aver preso il telecomando? Senza il nostro robot sareste spacciati, infatti dovreste per forza alzarvi. Al contrario, con lo SpiderTech potete rimanere comodamente seduti, infatti il braccio meccanico farà il lavoro al posto vostro. Potrete dunque fare zapping senza muovere un muscolo. E se avete dimenticato anche la vostra bibita preferita? Come dite? Siete troppo vivi per andare in cucina? Nessun problema, grazie alla telecamera integrata puoi comandare lo SpiderTech a distanza comodamente dalla tua poltrona. Una delle caratteristiche più importanti dello SpiderTech è senz'altro il braccio meccanico. Lo abbiamo acquistato su Amazon e poi montato con un po' di difficoltà nonostante l'età consigliata fosse di 9 anni. Uno dei problemi che abbiamo riscontrato era che il controller era collegato con la centralina del braccio con i fili. Per continuare a utilizzare il controller originale del braccio meccanico lo abbiamo collegato al telecomando della scheda relè. Così abbiamo reso interamente senza fili il braccio meccanico. Inizialmente abbiamo costruito la base su cui poggiare Arduino, la scheda relè e il braccio meccanico in acciaio inox, ma ci siamo accorti che il peso era eccessivo e il robottino si è accasciato su se stesso. Abbiamo poi provveduto a rifare la base su cui poggiare il tutto, questa volta in alluminio, stando più attenti al peso e al suo bilanciamento. Per dare un tocco di classe allo SpiderTech, qui nei nostri laboratori, abbiamo pensato di utilizzare alcune delle infinite potenzialità di Arduino, una piattaforma hardware low cost programmabile. Dopo svariate ore passate davanti al computer a scrivere codice, siamo riusciti nel nostro intento. Far creare ad Arduino ad ogni accensione una pagina HTML raggiungibile attraverso un IP della rete locale. In parole povere, da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Wi-Fi possiamo impartire dei comandi a questo microcontroller che li riceverà grazie al suo modulo Wi-Fi. E se per voi è troppo scomodo tirare fuori dalla tasca il vostro smartphone ogni volta che vogliate impartire un comando, nessun problema, noi abbiamo pensato anche a questo. Sul Pebble, un noto smartwatch, abbiamo impostato i parametri affinché si possano inviare i comandi direttamente dal polso. Ecco un esempio per capire meglio. Abbiamo posizionato delle strisce LED sullo SpiderTech. Ora dal polso possiamo accenderli, spegnerli o avviare una sequenza di luci. Se siete troppo pigri pure per cambiare colore ma non volete rinunciare al tocco di design dello SpiderTech, non vi preoccupate, noi abbiamo pensato anche a questo. È possibile abilitare la fotoresistenza. In questo modo lo SpiderTech capirà da solo quando si trova in assenza di luce e accenderà immediatamente i LED per un effetto spettacolare. Lo SpiderTech non è solamente utile per prendere bibite e telecomandi, ma anche per la vostra sicurezza. Per esempio, se la notte dovreste sentire dei rumori, anche in questo caso lo SpiderTech può esservi di aiuto. Eccovi una dimostrazione.
caspita è successo? Oddio, è scattata l'allarme. Oddio, ma guarda qua, stanno entrando in casa. Ci pensiamo noi. Ma che cosa state facendo? Mandiamo il robot. Avevi ragione, Matti. Adesso lo mandiamo via di casa senza rischiare. Che bella idea. Sì, ma che cazzo, io volevo imparare un po'. Evviva, se ne sta andando! Grande, sì! È solo per oggi una grande offerta! Vi porterete a casa lo Spider-Tech col 50 e col 20% di sconto! E ve ne porterete a casa anche altri 10 per la vostra sicurezza! Compra ora! Ma che caspita è successo? È scattato l'allarme. 3, 2, 1, ci pensano noi.